Saluto a tutti gli amici, bentrovati. Oggi parleremo di un argomento che in effetti è energia pulita. Sarà il nostro futuro, sarà il futuro delle nuove generazioni. In pratica qui oggi parleremo di pannelli fotovoltaici. O pannelli solari. Allora, come sapete, io parto sempre dal presupposto di rendere le cose facili o cercare di rendere le cose facili e comprensibili a tutti e spero di riuscirci anche questa volta. Allora, questi sono due pannelli solari o pannelli fotovoltaici. Bene, questi sono diodi, ma questo è un problema costruttivo che poi verso la fine verrà trattato. L'importante è capire invece i concetti fondamentali. In pratica, questo è il sole che li illumina questi pannelli. Poi faremo altri disegni. Vabbè, questo qui l'ho messo perché è il nostro simbolo che ci seguirà, che dà anche un senso di allegria. Allora, come dicevo, questi sono due generatori, li possiamo considerare due generatori. Naturalmente le grandezze vanno da 10 watt a 150 watt, poi ne possiamo mettere più di uno, sia in serie che in parallelo. Questa è una combinazione parallelo, che significa? Significa che la tensione che tireranno fuori questi due pannelli sarà la stessa, ma con una corrente doppia. Se invece l'avessimo messi in serie, questo qui sotto, avremmo ottenuto una tensione più elevata, ma con metà corrente. Benissimo. Questi esistono di due tipi, generalmente. Adesso lasciamo perdere quelli che si avvolgono: monocristallino e policristallino. Il monocristallino è un pannello che è molto sensibile, cioè un rendimento più alto a una luce diretta, mentre il policristallino, diciamo, si adatta bene anche a una luce non diretta, diciamo soffusa, che ne so, immaginiamo il nord Europa, il nord della Germania, da quelle parti lì, rendono di meno, però diciamo pure questi si fanno rispettare. È ovvio che all'atto dell'acquisto, e non è che andiamo a prendere quelli, valgono nulla. Oh. Quindi questi, diciamo, sono i captatori, sono i trasduttori che dai raggi del sole tirano fuori una tensione continua. Oh, non basta questo, ci saranno altri componenti che cercherò di farvi vedere per fare poi alla fine un riepilogo finale, così avete una fotografia in testa di come deve essere fatto un impianto fotovoltaico. Bene, andiamo avanti. Allora, amici, questa attrezzatura qui elettronica è un regolatore di carica, perché noi magari non ce ne rendiamo conto, ma anche sulla nostra automobile abbiamo un regolatore di carica, cioè che stabilisce quanta corrente dobbiamo inviare alla batteria per non danneggiarla se l'alternatore gira più veloce, quindi corriamo di più. E qui è la stessa identica cosa. Il regolatore di carica che cosa fa? Quando c'è un'illuminazione, diciamo che il sole è fortissimo in estate, eccetera, il pannello
tenderebbe a far scorrere troppa corrente nella batteria. Quindi il nostro regolatore di carica fa sì che nella batteria scorra la giusta corrente. Quindi il regolatore di carica lo abbiamo nell'automobile ed è presente anche in un impianto fotovoltaico. Inoltre abbiamo bisogno di un pacco batterie per accumulare l'energia del pannello solare. Quindi pannello solare, regolatore, il quale non permette di danneggiare le batterie, e in questo caso qui è stata fatta una combinazione di batterie, hanno usate 6, 3 e 3,6 per avere una maggiore capacità. Naturalmente poi su tutti questi componenti le considerazioni le faremo nella seconda parte, perché è importante. Questo tutorial sarà diviso in due parti. Allora, quindi queste sono le batterie, hanno una certa capacità in ampere ora, e quindi c'è rimasto un altro componente, perché ancora qui siamo a livello di 12 o 24 volt, dipende se i pannelli li abbiamo messi in serie o in parallelo, per cui a noi non interessa la 12 volt, ma interessa la 220 volt perfettamente sinusoidale, perché a 50 Hz, perché dobbiamo alimentare le utenze domestiche. Quindi, dopo aver messo insieme tutti i pezzi, esce fuori il seguente schema. Quindi, pannello solare invia la tensione al regolatore, il quale la regola per non far danneggiare le batterie. Le batterie invia il risultato, cioè la tensione continua, che in questo caso a 24 volt, all'inverter, i quali inverter se usiamo 8 metri quadri di pannelli si acquista sempre un inverter circa 5 kW, che è in grado di gestire 5.000 watt. E se pensiamo che in un appartamento ci abbiamo 3 kW distribuiti dal gestore, e quindi con 5 kW non si romperà mai. Poi sono molto affidabili questi inverter. Bene, quindi se guardate bene, questo è tutto quello che noi dobbiamo realizzare. Dopo dobbiamo discutere dove mettere i pannelli solari, perché le batterie, facciamo uno sgabuzzino insieme a questo inverter che non è grandissimo, e poi ci portiamo il filo a casa, e lì ci vorrà un relè di switch, cioè o prendiamo il fotovoltaico o prendiamo la rete, dipende quello che si vuol fare. Ci sono quelli che poi la rimettono sulla rete elettrica nazionale. Io, secondo il mio punto di vista, no, io non lo farei. Comunque, ognuno è padrone di fare quello che vuole. Bene, e quindi sembra che pure per chi era digiuno di tutto. Piano piano noi siamo arrivati a questo punto e abbiamo un quadro più preciso della situazione. Oh, attenzione, perché il prossimo video è importantissimo. Io non posso farlo in una volta sola, perché verrebbe troppo lungo. Allora dobbiamo vedere quali calcoli, perché qui si sta parlando sempre di avere le basi per realizzarselo da soli, perché se chiamo un tizio, chiavi in mano,
E quello lì, e lì cominciano a partire migliaia di euro, no? Insomma. Bene, allora qui è chiaro, e allora voi dovete avere le basi, sarete in grado alla fine di realizzarlo da solo. Però non ho finito, perché? Perché qui c'è in ballo come calcolare il diametro dei conduttori, c'è in ballo quali pannelli scegliere, perché chi sceglie male sceglie 3 volte, e quindi butta via dei soldi. La sezione dei conduttori, l'abbiamo detto, l'orientamento che è importantissimo, perché se vedete quelli sui tetti tecnicamente funzionano, ma quanta inclinazione c'ha il tetto? Qual è la nostra latitudine del posto? E allora dopo parleremo dove ci troviamo della latitudine rispetto al meridiano di Greenwich, che in pratica passa nei sobborghi di Londra, esattamente a Greenwich, e quindi noi andiamo un'ora avanti nel nostro orario solare. Lasciamo perdere adesso a fare i cambi estivi. Allora, quindi dobbiamo parlare di queste cose, bisogna parlare dove orientarli, se a nord, se a sud. Bisogna parlare ancora di tante belle cose. Quindi dopo chiuderemo l'argomento e io sono come al solito a vostra disposizione se non si è capito qualcosa. Bene, per adesso chiudiamo qui, ci vediamo al prossimo video, che cercherò di farlo il più breve tempo, nel più breve tempo possibile, per evitare che poi uno magari determinate cose gli passi di testa, oppure dimentica qualcosa, determinate cose possono essere magari dimenticate. Quindi non voglio farlo molto a distanza di tempo. Bene, detto ciò, io vi ringrazio di avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video.